Giovanni e Felicia, Santino e Caterina, Onofrio e Giuseppa, Salvatore e Angela, Giuseppe e Lina, Daniele e Giussi, Piero e Franca. Ovviamente Daniele e Giussi sono quelli meno adulti del gruppo, giusto giusto? Sono i giovani del gruppo, loro sono con qualche capello bianco, ma non vuol dire niente, vuol dire grande esperienza, vuol dire grande saggezza, vuol dire mettersi giovani anche questa età, e questo è molto importante. Presenteranno una bellissima mazurka. Solido applauso dell'arena del lungomare Marchesana. Facciamo un bel applauso a questo gruppo, veramente molto bravi. Sentito, hanno detto bravi, non l'ho detto io. Complimenti a questo gruppo di adulti, Giovanni e Felicia, Santino e Caterina, Onofrio e Giuseppa, Salvatore, Angela, Giuseppe, Lina, Piero, Franca, Daniele, Giussi. Non vi muovete un attimino di qua, perché voglio chiamare i maestri qua in pista, tutti e due. Dov'è Giuseppe, dov'è Michele? Ecco, stanno arrivando. Un applauso per loro. Michele, la gente vuole sapere, ma è difficile allenarli? No, è facilissimo, sono bravissimi, si impegnano tantissimo. Un mese e mezzo fa quando abbiamo iniziato a preparare questo ballo, quasi nessuno voleva fare. Adesso, ieri mi hanno chiamato loro per allenarsi, perché volevano ballare. Questo è un indice che la gente vuole ballare, vuole divertirsi, e vuole stare tranquilli, perché quello che ci si prospetta, diciamo, la società non è granché. Ballare vuol dire anche dimenticare e vuol dire divertirsi, e avere anche i maestri giusti non è facile. Anche avere gli allievi giusti, loro sono bravissimi, con loro mi trovo benissimo. Tante volte mi chiedono, ma tu con noi, che a noi, io con loro mi trovo benissimo, sono veramente molto bravi, si impegnano tantissimo, mi danno tante soddisfazioni. E allora un bel applauso per tutti gli adulti, diciamoli così, adulti, per identificare qualche capello bianco, ma non vuol dire essere adulti, essere sempre giovani dentro. Grazie, un bel applauso. Continuiamo con le danze standard.